Spero non, con l'avvocato Benedetto non me ne avrete se cercherò invece con i nostri autorevolissimi panelist di invece approfondire più nel dettaglio rispetto cioè al tema che avete scelto come oggetto di questo nostro incontro, perché è evidente che politica internazionale, investimenti esteri nel nuovo quadro euroatlantico è una indicazione molto chiara rispetto ad un tema specifico che però mi permetto di dire è effettivamente cruciale per il nostro Paese e lo è tanto più in un contesto come questo che ci consegna, tu lo citavi Valerio, la costruzione di un equilibrio nuovo, perché è evidente che qualcosa sta muovendo in Europa, poi qualcosa che non ci convince, che scopriremo e che, rispetto al quale saremo impegnati a dire la nostra, ma qualcosa si sta muovendo in Europa, se non altro per le scadenze elettorali imminenti. Una scadenza elettorale importante c'è stata pochi mesi fa negli Stati Uniti con l'arrivo alla Casa Bianca del 45esimo presidente e quindi da qui partirei e io chiederei per primo di intervenire Sandro De Luca, che è presidente e CEO di General Electric in Italia e che rappresenta insieme come dire, sicuramente un grande conoscitore degli Stati Uniti e delle relazioni economiche fra Stati Uniti e Italia, rappresenta una delle più importanti multinazionali a livello globale ed anche un significativo investitore estero nel nostro Paese. Quindi credo che da lui possa venire la testimonianza migliore anche rispetto, credo, Presidente, alla preoccupazione che a volte viene un po' alimentata dai media circa un approccio protezionista della nuova amministrazione che, insomma, presa alla lettera, farebbe pensare che GE così presente in Italia dall'oggi al domani possa non esserci più. È così, la domanda è provocatoria, ma immagino invece un intervento che possa dare invece il senso della sua esperienza e quella della sua azienda. Grazie. Grazie. Ma questo è di incoraggiamento la risposta. Grazie Paolo. E grazie dell'opportunità. Ovviamente io parlo della prospettiva della seconda parte del titolo dell'intervento, investitori esteri. Io rappresento General Electric che è stato da molti anni, ma in modo particolare dal 94 in avanti, ha fatto dei grossi investimenti in Italia. Nel 94 è stato l'investimento che ha portato all'acquisizione del Nuovo Pignone. Più recentemente, fine 2013, l'acquisizione di Avio, in un momento in cui forse non c'era nessuno che avrebbe pensato di investire 3 miliardi e 300 milioni di euro in Italia in quel momento, l'abbiamo fatto, molto contenti dell'investimento che abbiamo fatto. Un'altra cosa interessante, negli ultimi 4-5 anni abbiamo investito mediamente ogni anno 400 milioni di euro tra ricerca e sviluppo e nuove tecnologie per macchinari e produzione. La prospettiva che vediamo adesso, GE è diventata un'azienda molto globale, è un'azienda molto americana fino a metà degli anni Ottanta. Con la fine degli anni Ottanta è cominciato un percorso di globalizzazione dell'azienda che ci ha portato a essere un'azienda, faccio un esempio, un numero che forse è più significativo, alla fine dicembre 2016 forza lavoro di GE negli Stati Uniti 100.000 persone, in Europa ne abbiamo 74.000. Qualche anno, negli anni Ottanta, erano qualcosa come 300.000 di là e 5.000 qua, per cui è cambiata radicalmente la mappa di distribuzione delle risorse. Poi però abbiamo, non so, 25.000 persone in America Latina, abbiamo 15.000 persone in Cina, per cui se volete una presenza globale che oggi non ci può vedere, non penso che possa vedere l'azienda fare marcia indietro e per riserrarsi all'interno dei confini nazionali degli Stati Uniti.
che Trump lo voglia o no, mi verrebbe da dire, anche per una serie di fattori. Parlavo ieri con Paolo, commentando, preparando un po' l'intervento di stasera. Noi siamo un'azienda di infrastrutture, per cui produciamo e vendiamo infrastrutture, grandi infrastrutture che possono servire al mondo della produzione di energia elettrica, piuttosto che infrastrutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto. Una buona parte delle infrastrutture che oggi, da un po' di anni a questa parte, ma soprattutto negli ultimi anni, si vendono in vari paesi del mondo che ne possono avere ancora bisogno, sono infrastrutture che vengono fornite ai governi dei paesi stessi. Porto un esempio che può far capire l'importanza di poter operare in un posto piuttosto che in un altro. In queste gare molto spesso viene richiesta la garanzia del credito da parte di una export agency, un'agenzia governativa di supporto all'export, come la nostra SACE per intenderci. Beh, gli Stati Uniti l'anno scorso hanno chiuso la loro SACE. Una mossa da un certo punto di vista suicida, perché nel momento in cui questa mossa è successa, l'anno scorso non c'era Trump, però un paio di linee di produzione di tecnologie che venivano prodotte sia negli Stati Uniti, sia per esempio una di queste in Europa, l'altra in un'altra parte del mondo, sono partite dagli Stati Uniti e sono andate in Europa, nell'altra parte del mondo, perché il prerequisito per la vendita di queste apparecchiature, se non hai un'assicurazione del credito come richiesto delle gare pubbliche, tu non partecipi. Di conseguenza questa è una mossa che, uno dice, per quanto poco possa sembrare che valga, ha un rilievo importante. Cioè nella politica economica dei paesi questa cosa ha un valore. Gli Stati Uniti l'anno scorso hanno deciso di non giocare più questo pezzo di partita. Dall'altra parte stiamo vedendo questa grossa attenzione da parte del nuovo governo americano sul settore dell'automotive, automobile, che evidentemente l'automotive è un settore caratterizzato da grande impiego di forza lavoro. Noi non siamo tanti in quel settore industriale, noi facciamo tecnologie più complesse, serve meno gente per fare queste tecnologie, pensiamo e auspichiamo di non avere un problema di vedere quello a cui sono state assoggettate le case automobilistiche recentemente, cioè o stai qua o produci qua oppure 35% di dazi. Non pensiamo sia un modo intelligente oggi di difendere un'economia. L'altra considerazione importante da fare è che, essendo distribuito in varie geografie, ci sono tecnologie che per esempio in alcuni mercati non le vendi, poterle produrre, assemblarle in mercati dove le vendi ti dà un ulteriore vantaggio di tempo verso il mercato, velocità di tempo verso il mercato, non paghi dogana magari, se la macchina la puoi vendere dove la produci, non paghi dogane, non paghi costi di trasporto, perché ci sono vantaggi economici reali derivanti dal fatto di avere un'azienda globale con unità di produzione in tutto il mondo. Ecco, non vedo General Electric fare passi indietro in questa direzione. L'anno scorso poi abbiamo deciso, questo è un altro esempio interessante, dopo aver comprato Avio nel 2013, poi in effetti l'abbiamo acquisita dopo le autorizzazioni dell'antitrust a luglio 2014, abbiamo cominciato a essere pienamente operativi con questa piattaforma. L'anno scorso, inizio 2016, GE Aviation ha deciso di fare il primo motore d'aereo progettato fuori dagli Stati Uniti, realizzato ingegneristicamente in Italia, da Avio. Il primo motore al mondo fatto fuori dagli Stati Uniti viene progettato in Italia. Bellissimo riconoscimento di saper fare industriale. Il vantaggio di farlo qui ti introduce molti meno vincoli, che sono i vincoli imposti dal sistema militare americano, per esempio, che in alcuni casi, per cercare di essere molto cauto, esagera in cautela, riteniamo. E allora il fatto di fare questo motore, un motore piccolino per un aeroplano, aeroplani da turismo idealmente, ma che può essere poi utilizzato su una serie di altri veicoli di trasporto aereo, un tema molto più ampio, abbiamo deciso di farlo progettato in Italia, realizzato in Europa.
per un motivo molto semplice. Pensiamo che una buona parte del mercato sia qui più che da altre parti, e per di più, appunto, come dicevo prima, poterlo fare senza dover essere assoggettati ai vincoli veramente, in alcuni casi, stringenti, quasi vessatori, imposti dalle autorità militari americane. Questo è un altro elemento di scelta che diventa una discriminante forte, e se tu devi andare, non puoi essere obbligato a fare le cose dove non ti conviene per questioni di tempo, economia, di accesso al mercato fare. E penso che questo possa dare un po' il quadro di come vediamo le cose. Grazie. Grazie Sandro De Poli. Io approfitterei ancora di pochi minuti della disponibilità del Presidente De Poli, perché volevo chiedere la sua opinione sulla base della sua esperienza rispetto alla eventuale ed auspicabile capacità italiana di attrarre i capitali esteri. Poi ne parleremo anche con Stefano Scalera più direttamente, ma rispetto alla possibilità, appunto, di attrarre nuove iniziative. Prima Sandro De Poli ha citato l'eccellenza di Avio Aero, che è una impresa che nasce e cresce nel nostro paese e che trova in GI il partner che acquisisce poi questa azienda, portandola in una dimensione globale ancora più importante. Ecco, iniziative di questo genere nell'ambito della concorrenza intraeuropea, può vedere il nostro paese giocare delle carte particolari in positivo, o anche in ambito europeo scontiamo delle difficoltà, dei limiti? Mi sentirei dire, siamo stati negli ultimi particolarmente 18 mesi un esempio per un paio delle nostre grosse attività industriali mondiali, un riferimento assoluto, al punto da portare, l'anno scorso abbiamo sviluppato due protocolli con il governo italiano per portare due progetti di ricerca e sviluppo e di industrializzazione di prodotti, un protocollo da 600 milioni in 4 anni a Firenze. Questi numeri vanno in aggiunta ai 400 milioni all'anno di cui parlavo prima. Abbiamo deciso di lanciare lo sviluppo due protocolli, appunto, uno per un protocollo da 600 milioni per il mondo oil and gas su 4 anni e uno da 200 milioni al mondo aviazione su 3 anni, contributo una grandissima collaborazione del governo italiano che ci ha permesso di accedere, siccome li facciamo in territori geograficamente favorevoli, di avere accesso a cofinanziamenti della comunità europea. Ci abbiamo visto un livello di collaborazione che onestamente a livello europeo non è facile trovare. Abbiamo anche un vantaggio come paese Italia. Siamo ancora un paese dove abbiamo, l'anno scorso fino a 2 anni fa erano 4, dall'anno scorso sono diventate 5 regioni di convergenza per la comunità europea, che sono regioni dove l'Europa mette finanziamenti, cofinanziamenti per il miglioramento delle infrastrutture del paese. E un asse di questi miglioramenti di infrastruttura è il miglioramento dell'infrastruttura industriale. Noi abbiamo regioni in Italia, di queste 5 regioni, 4 in precedenza, adesso 5, abbiamo Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Ci sono alcune di queste regioni che sono molto brave, molto talentuose nell'utilizzare l'accesso a questi finanziamenti e di mettere a disposizione di sistemi industriali che vogliono investire sul loro territorio. Questo ci ha portato, appunto, a fare progetti molto importanti in Puglia. Un pezzo del progetto dell'anno scorso era in Campania, un pezzo grosso del progetto era in Toscana. Pur non essendo regione di convergenza, è riuscita a trovare ugualmente un modo per aiutarci ad accelerare l'implementazione di questi progetti. Se volete, oggi un aspetto importante della competitività di un paese si gioca anche su quello. Chi può avere accesso a fondi, per esempio comunitari nel caso dell'Europa, ha un vantaggio rispetto ad altri che non hanno questo accesso. Per cui i nostri concorrenti oggi sono, noi abbiamo 5 regioni di convergenza, come dicevo prima, abbiamo stati come la Polonia, che è uno stato di convergenza. Polonia è tutta di convergenza eccetto Varsavia. La Repubblica Ceca è uno stato di convergenza eccetto la capitale. Per cui, se volete, la concorrenza è molto fiera, è molto forte. La cosa interessante che fa l'elemento discriminante è
un'azienda come GE può andare dove vuole a fare questi investimenti. Per di più ne abbiamo stabilimenti in Polonia, abbiamo in Repubblica Ceca, quindi abbiamo fatti una buona parte dell'investimento l'abbiamo fatto qua, perché abbiamo trovato alla fine un substrato di competenza industriale che negli altri paesi non trovi ancora. Per cui a mio avviso questa partita è una partita sicuramente si può giocare. C'è stato un miglioramento molto significativo dell'aiuto che il governo ha dato e sta continuando a dare, nonostante le turbulenze che abbiamo sperimentato negli ultimi anni, dal punto di vista di come il Ministero dello Sviluppo Economico si è mosso, e le cose sono andate in maniera più favorevole. Il problema che continuiamo a vedere è talvolta la necessità di combattere con burocrazie locali, non necessariamente centrali, ma burocrazie locali che possono rallentare il processo. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che portiamo sempre in evidenza, l'aspetto dell'incertezza del quadro di riferimento della giustizia. Non puoi pensare di entrare all'interno di un procedimento civile con la prospettiva di poterlo vedere eventualmente chiuso in 8-10 anni. Questo è l'altro punto. Però sono aspetti che sono ben conosciuti, sono stati obiettivo di tentativi di riforme o di riforme parziali. Auspichiamo che questa cosa continui nella direzione di un'aumentata competitività. Su aspetti di burocrazia basterebbe anche abbastanza poco, basterebbe un concetto di quello che definisce in lingua inglese one stop shopping, cioè un ufficio di riferimento unico che possa essere la nostra interfaccia, che poi pensi questo ufficio a essere quello che si interfaccia con le varie autorità governative locali e non, per arrivare alla manifestazione di un'autorizzazione o meno in tempi ragionevolmente brevi e sicuramente in ogni caso certi. Grazie infinite a Sandro De Poli. Questo argomento sarà poi ripreso da Stefano Scalera, che è consigliere del Ministro dell'Economia e delle Finanze e si occupa proprio di investimenti esteri.